L'ultimo rapporto sull'antiziganismo dell'Associazione 21 luglio, relativo agli anni 2012-2013, parla di una situazione già drammatica e di forte razzismo nei confronti dei Rom che vengono esclusi totalmente dalla vita sociale e politica del paese. Oggi qual è la situazione? Oggi la situazione è peggiorata, non abbiamo, diciamo, delle altre indagini da questo punto di vista, ma è peggiorata la percezione anche quotidiana delle persone. Quel rapporto parla di 1,4 atti di ziganismo al giorno, di cui adesso mi pare il 70% commesso attraverso hate speech dei politici. E, voglio dire, è da anni che non si fa altro che fomentare l'odio, si sta seminando una cosa che si è seminata, una cosa che ora sta iniziando ad avere un'escalation anche, diciamo, dal punto di vista non solo verbale, ma fisico. L'altro giorno mio marito è stato aggredito sotto casa nostra. Perché aggredito e picchiato, perché ha una moglie zingara di merda, detto da chi l'ha aggredito. Io da 2 anni subisco, diciamo, molestie, non riesco ad entrare in casa perché mi urlano di tutto, mi dicono di tutto, persino quando sono con un bambino, e questo alla fine, diciamo, ha avuto una conseguenza logica, cioè aggressione nei confronti della mia famiglia. Tra l'altro anche nei confronti di mio marito, che non è rom. A Milano abbiamo fatto un sondaggio tra i bambini e 80% quasi dei bambini dichiara di subire forte discriminazione all'interno, no, all'interno della scuola, da parte dei compagni e anche da parte degli insegnanti. Allora non c'è da sorprendersi perché, non so, secondo i rapporti dell'UNAR, per esempio, solo 248 bambini sono iscritti, l'UNAR, cioè MIUR, ha fatto un rapporto, 248 bambini iscritti nelle scuole superiori. La situazione è abbastanza drammatica e tutto questo passa in totale silenzio e nell'omertà, direi, da parte di una classe politica che non riesce diciamo, a contrastare questa cosa per semplice paura di perdere i voti. Nel senso che anche in questi eventi, questo tipo di eventi, c'era stato qualche politico italiano che diceva: ma i partiti hanno paura di perdere i voti, è normale, no? Come dire, è normale non avere la capacità di proporre alla società un'idea diversa, che non sia violenta, no, della società stessa, no? Ma è la logica dei voti che determina ogni tipo di azione, e non occuparsi dei Rom, non contrastare l'antiziganismo, non condannare gli atti violenti, diciamo, questo si fa parte di questa logica, no? Se mi espongo e difendo i Rom, perdo dei voti. Quali sarebbero le soluzioni a questa situazione? Quali potrebbero In essere? Italia? Sì. Ma Italia intanto bisogna fare degli atti concreti, per esempio il fatto, quello che mi è successo a me e alla mia famiglia l'altro giorno è passato in quasi totale silenzio istituzionale, no? Per esempio il sindaco di Milano, la giunta di Milano neanche ha detto una parola, non ha espresso nulla rispetto al fatto. Per dire, c'è stato un comunicato stampa dell'UNAR ed è finita lì, no? Intanto bisogna iniziare a dire delle cose, dopodiché in Italia ci sono tante cose da fare. Come prima cosa, riconoscere Rom e Sinti come minoranza del paese, perché sono cittadini di quel paese e sono presenti sul territorio italiano dal 1400 e sono l'unica minoranza non riconosciuta. In Italia noi abbiamo 12 minoranze riconosciute. Quella Rom non è riconosciuta, nonostante quella più numerosa, nonostante, diciamo, quella che ha molti problemi. E dunque questo vuol dire considerare il popolo Rom in Italia semplicemente o come fascia vulnerabile o come problema di sicurezza e problema sociale, non come persone con la propria identità culturale. Questo sarebbe il primo passo. Direi, secondo passo, fare delle politiche serie, che impediscono
la discriminazione nella vita quotidiana, la discriminazione istituzionale, nelle scuole, nella ricerca di lavoro delle persone rom e sinti. Però questo non si fa, nonostante ci sia una strategia nazionale che dice delle cose, soprattutto dal punto di vista di inclusione sociale, il che è una delle cose che bisogna fare, insomma, seriamente.